Bentornati ombre su The Legend of Zelda Breath of the Wild. Siete pronti per lo scoppiettante finale? Nello scorso episodio abbiamo iniziato la scalata verso la cima del castello di Hyrule, dove ci attende la battaglia finale, quella decisiva, contro la calamità Ganon. Ma prima di iniziarla questa battaglia, dobbiamo innanzitutto arrivarci in cima, cosa non semplice, perché il castello è veramente bellissimo, ma pieno di insidie, di passaggi segreti, nemici e chi più ne ha più ne metta. Quindi riprendiamo senza perdere troppo tempo. Abbiamo distrutto una di queste torrette, insomma, dei guardiani. Ce ne dovrebbe essere una anche di là, ma credo che la lascerò lì. Abbiamo fatto tipo un fugone, una corsa pazzesca verso questa zona, correndo anche qualche rischio, ma alla fine ci sono arrivato. Ho anche fatto saltare per aria qualche scudo, ma dettagli. Allora, qui, come già vi avevo accennato l'altra volta, mi sembra di riconoscere questa zona. Ne abbiamo vista una identica. Ecco, dovrebbe proprio essere quella lì. Quella lì in basso. E c'era un Lynel. Cioè, appena siamo entrati, si sono chiuse le porte e boom, Lynel. Ora, non so se ci sarà anche qua, ma secondo me comunque uno scontro almeno ci sarà. Per cui prepariamoci a dovere. Tanto per cominciare cambierei arma, perché questa non credo che ad un eventuale Lynel farebbe molto. Ah, però non lo so, non l'ho mai provato lo spadone del ghiaccio contro i Lynel. Non credo però li congeli, mi sembrerebbe troppo comodo. Quindi, andiamo con questa. Tanto ormai lo sapete che io i Lynel, il mio approccio ai Lynel è tentare le schivate. Il parry non lo faccio mai. Non lo so, ormai mi sono sempre approcciato così. E quindi va bene. Per cui la spada a due mani è d'obbligo, lo scudo non lo uso in genere. Anche se sarebbe comodo, certo. Vabbè, proviamo così. Qui il cibo. Allora, utilizzerei almeno uno di questi per aumentare l'attacco. 3 minuti e 20 potrebbero bastare. Questo 1 minuto e 40 è da solo uno di attacco in più. Farei questo. Mentre la difesa, caspita, solo quello? Ho solo questo per aumentare la difesa, quindi no, non mi conviene. Purtroppo sono stato un pirla, veramente, perché potevo creare un sacco di cibi, di pozioni, eccetera. Questi sono avanzi, cioè non li ho creati apposta per il castello. E quindi ho poca roba. Vabbè, mangio questo. Andiamo. Qualunque cosa ci sarà, non promette nulla di buono. Perfetto. Lynel zebrato, che cacchio. Ma allora qua dentro in pratica ci sono dei Lynel esclusivi? Io ne ho affrontato uno tipo argentato, ma non era fatto così. Almeno credo, adesso non vorrei sbagliarmi. Allora, di danno gliene facciamo. Il problema è che se ci piglia una volta, addio. Ecco. Un po' ho resistito, dai. Fammi recuperare vita, va. Ah, è vero, ho anche le fatine. Non so quante le fate, insomma. Tre, ok. Che ci riportano in vita automaticamente. Quindi un po' come la preghiera di Mifa, depotenziata però, ovviamente. Va bene, non voglio sprecare troppo, ma qualcosa mi tocca. Ok. Schivare. Non lo so, allora, in genere i Lynel, se li colpivi in testa con l'arco, si chinavano e li potevi letteralmente montare e colpire, ma non so se funziona anche contro questi. Cosa fa? Ah, il fuoco. Occhio. Oh. Cos'era? Cos'è che ha fatto? Non lo voglio sapere. Mi ero preparato al solito alito di fuoco, ma ha fatto una roba diversa, credo. Un'esplosione, tipo. Mio Dio. Eccola di nuovo. Ah no, questa volta no. Molto pericoloso qua, c'è poco spazio. Ok, buono questo. Dai, che stiamo andando abbastanza bene. Non mi posso lamentare per ora. Piano. Ah,
Il secondo attacco è difficile da schivare perché bisogna fare molto molto veloce. Ok, si sta anche per rompere lo spallone, ma chi se ne frega. Giù il Lynel. Dacci anche qualcosa di buono, grazie. Frecce elettriche, quelle sono buone. Anche la spada bestiale è buona. Questo ok. Qui. Freccia ancestrale. Io non ho la più pallida idea se le armi ancestrali ci serviranno con Ganon, perché in teoria non è un guardiano, cioè non so però come funziona. Qualcuna le ho, anche perché ne ho comprate proprio, però vabbè. Allora, fammi vedere se questo è meglio o no. Allora niente, rimango così. Preferisco la varietà. Questi sparano 3, questo 5 addirittura. Però ha molti meno danni. Va bene, dai. Va bene così. Andiamo. Mi sento abbastanza soddisfatto. Non ho usato nemmeno una fatina. Stiamo andando bene? Penso di sì. Allora. Qui sapete cosa farei? Turbine di Revali. Oh oh. Più che altro per far prima. E per schivare qualcosa di brutto che c'è di là. Tanto poi una volta arrivati in cima non ci servirà più, presumo. Ho solamente paura di sprecarlo. Vediamo. Oh. Ora piove. Ma c'è una volta in cui in sto gioco non piove, perché non so se è normale che qui alla fortezza piova, ma nel castello, ma non credo. Cioè, penso che in teoria potrebbe anche esserci il sole, ecco, questo intendevo. Allora, abbiamo visto che facciamo danni stranamente anche ai guardiani. Perché se io sapessi se ci servono o meno le armi ancestrali contro Ganon, cosa farei? Le utilizzerei adesso, tipo, per non morire. Le utilizzerei adesso contro sti maledetti qui. Come ho fatto, non so, a schivare, guarda. Ho fatto tipo un salto e ho anche attaccato. Va bene. Se funziona, benissimo così. Eccolo lì. Alla fine spostarsi all'ultimo. Potrebbe funzionare, però. Ok, mi ha preso di striscio. Va bene, va bene. Non mi lamento, non mi lamento. Io questi li skippo, ragazzi. Li skippo perché... Li skippo per evitare anche solamente di sprecare sia vita che scudi. Ok. Va a capire qua quanta roba c'è, magari anche da prenderla. Io non ne ho idea. Di sicuro non abbiamo visto la fortezza al completo. Fortezza, castello, insomma. Ah, qui siamo in cima. O bisogna salire ancora. Comunque, credo sia meglio attivare quello che possiamo attivare. Allora. No. Cos'è che dovevo attivare? Preghiera di Mifa e Daruk. Poi faccio così. Voglio essere sicuro al 100%. E... E salvo. Salvo. Ok. Torrione principale. Ragazzi... Meno male che ho salvato... Fuori. Link. 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 Perdonami. Non riesco più a contenere Ganon.
tutto il potere che mi resta. Non ti arrendere. Sono pronto, Roccia. E ora, beccati questo, Ganon! È giunto il momento di farsi valere. Principessa, finalmente l'attesa è finita! Oh mio Dio, ci siamo, ci siamo. Per carità, mi hanno dato un enorme aiuto, perché questo è fortissimo. Un enorme aiuto, mi hanno tolto metà vita, ma credo che adesso sia più incacchiato di prima. Sarei curioso di provare questa, la prova. Perfetto, subito così. Cacchio, li tolgo un sacco con questa, oh! Non credevo! No, alzati! Cosa fa? Parati, va là. Ok. Va bene anche così? Va bene anche schivarlo? Oh. Ecco, perfetto. Devi mettere lo scudo però, Link. Che miseria. Stavo sbagliando tasto. Vai, muoviti. Spada suprema. A noi. Tolgo molto di più, cavolo, con l'arco. Zero? Le ho già finite? Perché durano così poco? Buono lì! Vai, 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 vai! Già, oh! Ma... potere di Urbosa anche volendo, eh! Dovrei arrivarci? Ci arriva? Ci arriva! Ok. Mi dispiace per te, Ganon. Mi dispiace per te. Ma mi sono tenuto da parte per questo momento. E quindi perirai sotto i miei colpi. Finita? Ah, perché ne avevo solo due, purtroppo, non tre. Vabbè. Allora. Ops, mi ha colpito qualcosa. Qualcosa di potente. Porca vacca. Ho la fatina e la preghiera di Mifa, quindi non mi preoccuperei troppo per il momento. Ah, le frecce, le altre non gli fanno nulla? Bene. Bene. Non viene più giù, boh. Non mi fanno niente questo. E ci sta, eh. Boom! Boom!
Raga. Generato in un lontano passato. Incarnazione di odio e rancore che torna in vita dopo ogni disfatta. Incapace di lasciare questo mondo. Ora è un agglomerato di cura feroce. Se non lo fermiamo, la tragedia sarà ancora più funesta di quella di 100 anni fa. Ecco, l'arco della luce. Un'arma capace di disperdere il male. Lo affido a te. Non so se sei riuscito a recuperare tutti i tuoi ricordi e tutta la tua forza. Ma io ho fiducia in te. E nel tuo coraggio. Mi sembrava strano che era già finito. Troppo strano, troppo. L'arco che hai ricevuto da Zelda prima dello scontro finale con Ganon, quest'arco raccoglie la luce e la concentra in frecce da scagliare contro la calamità. Si rompe. Mio Dio. Oh, qualsiasi frecce... Ok, ha delle frecce sue. Allora... Me lo sentivo. Allora, questo. Aumentiamo anche l'attacco? Ma io direi sì. Però aspetterei. Facciamo così adesso. Se mi serve dell'altro cibo, almeno quello. No, ma sì, chi se ne frega, vai. Cioè, devo combattere sul cavallo? Io sono un disastro col cavallo. Veramente un disastro. Quindi? Tenterò di contrastare questo rancore maligno, ma non resisterò. Colpisci dove brilla? Colpisci dove brilla. Buona fortuna, Link. Io non vedo niente. Che brilla. È il momento giusto! Ah, ecco. Muoviti cavallino. Prego, fai in fretta. Ma questo è il mio Max, tra l'altro. Muoviti. Ok. Devo andare a cambiare lato. No. No, non è il momento questo, ti prego. Nessuno qui non aveva il cavallo. Come faceva? Non ha senso. Vabbè. Vabbè. Finché è incacchiato così e fa a caso senza colpire a me, va bene. Madonna, sei un casino. È un casino. Perché non lo colpisce? Che cacchio è il problema? Ho capito, non puoi resistere, un attimo. Vai. No. Per ora non è difficile, se è solo così da fare, mi ritengo molto soddisfatto. Cambiamo lato, cambiamo, dai. Cavallino. Tra l'altro ne ho preso anche un altro di cavallo, nero, che voi non avete visto. Meglio andare un po' più lontani. Tengo a bada il suo rancore. Ok. Eccolo là, il suo rancore. Muoviti. Dove cavolo è sotto? Nella pancia. Perché di questo? Ancora, ancora un po'. Lo abbiamo quasi sconfitto. Quasi sconfitto. Ma ci sono altri cerchi adesso? Non li vedo. No, forse no. Guarda la sua testa. Testa. Ah.
no? Quello è il centro della sua essenza. Link, è tutto nelle tue mani. Dai, Link. Tutto nelle nostre mani, ma qui la faccenda si fa complicata. Non so se ha un raggio limitato, se dopo un po' queste frecce si disperdono completamente, perché a me sembra di colpire il punto. Sfrutta i suoi movimenti. Sfrutta i suoi movimenti. Guarda dove va il cavallo. Muoviti. Dobbiamo avvicinarci. Che scatole però. Ma perché? La cavalcatura fidata. Così deve darmi fastidio adesso. Allora, ok, quando si apre, quando si apre? Ho visto gli occhietti, li ho visti ora. Se mi colpisce non deve far bene. Cacchio, si apre per poco. Non penso che abbiamo un limite di colpi con questo arco. Almeno quello, se no. Spero che mi rimanga quest'arco, ma non credo. Non arriverò mai a colpirlo, dai. Ho già capito io. La corrente ascensionale. Ah! Che miseria, ma dillo subito, no? Finiscilo, Link! Te! E io giravo col cavallo. Che cavallo? Vai! Sì! Ti ho osservato tutto questo tempo. Il tuo destino, la tua sofferenza, le tue battaglie. Per questo ho sempre saputo che un giorno saresti riuscito a sconfiggere la calamità Ganon. Grazie, Link. Eroe di... Ti ricordi? Ti ricordi di me?
Brividi. 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 Bellissimo. Bellissimo. Allora, se devo dire la mia, scontro finale un pelo sottotono, nel senso che spettacolare, bello visivamente, tutto quello che volete, ma fin troppo semplice. In effetti ho trovato più difficoltà contro Lionel a caso, però bellissimo. Quella frase di Zelda alla fine è emblematica, perché ci ha chiesto, ci ha detto: ti ricordi di me? E finisce. Questo perché? Perché lo so, ho controllato, ho letto, ho studiato, ho fatto i compiti. C'è un altro finale. Il finale, che possiamo considerare il vero finale, quando si prendono tutti i ricordi. I 12 ricordi, che poi non sono proprio 12, 12 più 1, poi ci sono anche quelli del DLC, però già con quei 12 ricordi più 1 si ottiene questo vero finale, che aggiunge qualcosina. Quindi rivedremo il rematch contro Ganon? Penso di sì. Quantomeno vi farò vedere senz'altro la parte del filmato che non è stata inclusa in questo finale, perché ancora i ricordi non li abbiamo presi tutti. E sono molto curioso, perché anche se so che c'è questo finale, sono molto curioso di vedere cosa succederà, cosa aggiungeranno. Molto molto curioso. E poi, oltre a questo, ovviamente abbiamo tante altre cose da fare. Ma veramente tante. Draghi, labirinti, Semikorogu, DLC, prove particolari, missioni secondarie, un sacco di cose. Quindi continuate a seguirmi, perché arriveranno altri video su The Legend of Zelda Breath of the Wild. Seguitemi live, molte cose le faremo lì, quelle principali le porterò comunque sul primo canale. E mi vengono in mente per esempio i 120 sacrari, quelli li faremo tutti live. Io vi lascio i titoli di coda. Ed è stata una bella cavalcata. Episodi lunghi, lo so, quasi tutti da 40, 50, anche un'ora. Ma purtroppo ho preferito fare così in questo caso, altrimenti avrei diviso in due parti gli episodi, quindi da 20-30 minuti l'uno, sarebbero venuti il doppio degli episodi e la serie si sarebbe allungata ancora di più, perché non avrei comunque pubblicato due video al giorno. Per cui credo che alla fine sia stato giusto così, anche perché è un gioco talmente vasto e lungo che episodi lunghi, secondo me in questo caso, ci stavano. Bene, non vi trattengo, vi lascio i titoli di coda e ci rivediamo prossimamente. Alla prossima!
Oops.